Ciao a tutti ragazzi, io sono Vanish e oggi come vedete sono le 22:53 di giovedì e quindi andremo a fare la guerra. Allora, andiamo per prima cosa a farvi vedere quali sono gli eroi che utilizzerò. Utilizzerò Barba Bianca con Spargimento e Blitz. Dopodiché questo teschio, quello con Spargimento, Garuda e poi una rigenerazione 4 di secondario. Poi questo bellissimo stregone che come vedo qua non ha neanche un artefatto equipaggiato, andrò subito a mettere Ascia di Guerra. Ecco, sa che avevo sbagliato, mettiamo anche Aries qua, quindi già sapete quale artefatto anche Aries. Poi Golem, rigenerazione 5 con Psicoscudo e questo cos'è? Sì, l'artefatto quello della vittoria che diminuisce l'attacco. Sono abbastanza random questi artefatti, a parte gli sniper che sono lo stregone d'Aries, perché tanto non credo di aver bisogno in questa guerra di grandi equipaggiamenti, per così dire. In squadra metto anche Cupido per fare quei proc tranquilli in più e per avere anche un buon boost d'attacco. E Aries con rigenerazione 5 e Dio della Guerra 5 come secondario. Perfetto, andiamo a vedere chi abbiamo contro evento, guerra tra gilde. Perfetto, report, attenzione. Complimenti a Firi. Allora andiamo, e allora a questo punto ci tocca anche respingere e ricambiargli con la stessa moneta. Allora, vediamo cosa riusciamo a fare. Direi di piazzare qui lo stregone, poi Aries e qui Cupido per fare quel proc in più. Bene, siamo riusciti a fargli danni piuttosto considerevoli. Non sono stato attento minimamente su quali artefatti avesse, però vabbè, direi che è andata piuttosto bene. Perfetto, ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Passiamo al prossimo che è l'Eleo. Dezoomiamo e utilizziamo la stessa tecnica. Magari a questo giro utilizziamo prima Aries per la condanna, poi lo stregone. Perfetto, siamo riusciti già a togliere i teschi forse? Non lo so. Poi Cupido. No, teschi è ancora lì. Vabbè, manca poco. Andiamo un attimo a zoomare. Ah, è già morto una volta e gli rimane così poco da quando è stato risuscitato con rianimazione. Veramente imbarazzante. Quando si ha uno stregone con D8 è veramente devastante. Ci vuole pochissimo per disintegrare ogni cosa. Bene, il prossimo Erickson. Utilizziamo sempre la stessa tattica. Quindi vediamo un po' come si può piazzare. Aries qua. Stregone di qua, così dovrebbe fare un giro qui. Siamo riusciti già a spaccare teschi o no? Però manca pochissimo. Andiamo a dare copertura a questo Aries. Qua sta per skillare il nostro stregone. Ok, gli rimane solamente questo teschio, che è abbastanza forte. Mi sta tenendo testa a Barba. Vabbè, perfetto. Vediamo di fare quest'ultima percentuale. Ah, un bellissimo spargimento, per quello che sta tankando piuttosto bene. Vabbè, vittoria. Andiamo a rianimare gli eroi che ci sono morti. E andiamo subito a fare il prossimo attacco. Sto cercando di farli abbastanza velocemente, senza cincischiare. E 175, non sono proprio sicuro che sia quello con più forza, però, andiamo a controllare, 174, 142 e 150, no 42, 142, vabbè, allora andiamo su questo. E poi abbiamo il primo della gilda Trollord, mi pare, sì, ok. Aries di qua, stregone e Cupido, perfetto. Wow. Abbiamo seccato tre eroi così a prima botta. E tra l'altro gli era andato via anche un altro. Probabilmente per Aries ha skillato in maniera piuttosto indecorosa e gliene ha fatte fuori uno così, giusto per gradire. Perfetto.
perfetto, 100% anche con questo. E poi abbiamo il primo di qua, che si chiama Dig Shark. Ok, molto interessante. Una base che viene utilizzata molto in questo periodo, e quindi direi di mettere barba qua per assorbire un po' di danni. Qui piazziamo lo stregone, qua Ares, e andiamo a piazzare gli altri qua. Dovremmo riuscire a contrastare piuttosto bene. Perfetto, lo stregone ha proccato a dovere anche Ares, e quindi siamo riusciti a demolire già i suoi eroi prima di arrivare a contrastarli con i nostri. Ottimo. Beh, non è che fosse una guerra molto difficile, però ce la siamo cavata piuttosto bene. No, che dire, per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao.